Verona ha avuto da sempre, fin dalla preistoria, un ruolo strategico dovuto alla sua posizione. Si trova infatti al centro di importanti vie di comunicazione che collegano i principali centri del nord Italia. Inoltre, grazie alla Val d'Adige, diventa un nodo importante di collegamento tra il nord e il sud Europa. Questo ha fatto sì che chiunque nei secoli avesse il governo della città si ingegnasse per dotarla di fortificazioni e la rendesse sempre più sicura. Dai Romani all'epoca comunale, dagli Scaligeri alla Repubblica di Venezia, dai francesi agli austriaci che ne fanno il cardine del quadrilatero, tutti considerano Verona una città da difendere. Queste meravigliose opere di difesa, che si sono adattate alle esigenze che via via si presentavano, costituiscono un significativo esempio delle diverse tecniche usate in quasi 2000 anni di storia. Il riconoscimento di questa peculiarità avviene nel 2000, quando Verona viene dichiarata patrimonio dell'UNESCO con la seguente motivazione. Verona rappresenta in modo eccezionale il concetto della città fortificata in più tappe caratteristico della storia europea. Questa stratificazione delle opere di difesa permette al visitatore odierno un affascinante viaggio nell'evoluzione storica, architettonica e urbanistica della città di Verona. Ed è questa ricchezza che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare. Il nostro contributo vuole essere un invito alla scoperta di questo patrimonio, affinché possa essere valorizzato, conservato e gestito, e possa offrire opportunità di sviluppo culturale ed economico per l'intero territorio. Ci troviamo oggi a Porta Fura e in compagnia del professor Maurizio D'Alessandro andiamo all'esplorazione delle fortificazioni sulla destra Adige. Il sito che è attaccato al fiume e che si corona con la torretta che tutti conoscete in centro Adige ha almeno 6-7 secoli sulle spalle. Alle mie spalle c'è una struttura austriaca, alla mia sinistra una struttura di Can Grande, quindi del 1350 circa, e più indietro un altro arco che si fa risalire sicuramente al 1100 o fine 1100. Quindi praticamente 7 secoli di storia in un luogo importante per la navigazione sul fiume. Il luogo che viene chiamato Porta Fura è anche comprensivo di un intervento molto più tardo del 1837 fatto dagli austriaci per difesa ulteriore di questo luogo. Una casamatta alle mie spalle permetteva il controllo di questo passaggio lungo le mura e lungo la sponda fluviale, perché dietro queste mura si arriva direttamente a fiume. La porta che vedete alle mie spalle è la porta di Can Grande II, quindi siamo intorno a 1354-55, ed era incastonata nelle mura scaligere. Praticamente sotto Can Grande II si definisce la cinta muraria che tutt'oggi conosciamo e che è stata poi rimpiazzata dal bastione veneziano, e sul bastione veneziano sono stati fatti gli interventi austriaci a cavallo tra il 1835 e il 40. La porta qui di Can Grande si apriva appunto nelle mura scaligere. Sopra la porta c'è una balconata che non c'entra nulla con la struttura di Can Grande, perché è stata riammodernata dagli austriaci in modo da creare delle postazioni con fucilerie, che sono quelle che si vedono. È da notare che negli interventi sull'esistente gli austriaci mettono le mani cercando di non alterare quello che era la struttura del tempo, quindi c'è un rispetto fondamentale di quello che era l'esistente. Gli austriaci sono perfettamente coscienti che questo è un punto nodale, non a caso appunto troviamo tre porte, la porta di Can Grande, la porta Fura e questo altro blockhouse con porta austriaca qui di dietro. Che cosa serve? Ha tutte fucilerie, quindi sono feritoie per fucilieri, in modo tale che l'eventuale nemico che dovesse passare si trovasse ovviamente un benvenuto di tutto rispetto per quel che riguarda il passaggio.
la porta e l'arco che mi stanno sulla testa sono la parte più vecchia del complesso dello sperone di Porta Fura, Porta di Can Grande. È una porta di tarda età comunale, quindi possiamo riferirla alla fine del 1100, costruita classicamente come altre porte che si trovano in giro per la città, tipo Porta Organa, con tufo con l'arco a tutto sesto. È probabilmente la porta che accoglie i primi pellegrini, i viandanti che scendendo da Val d'Adige arrivavano a Verona. San Zeno in particolare era fuori, tra virgolette, fuori città. Di conseguenza aveva una sua cerchia muraria che difendeva l'abbazia di San Zeno. È una delle poche rimaste, perché ce ne saranno 5 o 6 in tutta Verona, di queste porte del tardo periodo comunale. Siamo nei pressi di Porta San Zeno, porta non meno importante delle altre più grandi, Porta Nuova e Porta Palio, ma anch'essa su un asse viario cruciale, perché è l'asse verso la Lombardia, quindi l'asse ovest. È l'unica porta non toccata dagli austriaci. Qui rimane tutto quanto quello che era stato progettato da San Micheli e dalla scuola del San Micheli, perché non è del tutto certo che sia solo lui l'artefice, forse sono anche i suoi discepoli. Quindi porta interessante e importante, fatta probabilmente in economia in un solo anno, 1542, con l'uso di molti mattoni e meno pietra. Ecco perché dicevo fatta in economia, perché effettivamente rispetto alle altre è più spartana. Aveva un bel ponte levatoio di cui si leggono ancora i tagli nell'ingresso, con l'arco a tutto sesto, quello romano, tipo arco trionfale. Il ponte levatoio non esiste più, era in legno, e c'è però davanti alla porta un lungo ponte austriaco tutto ad archetti ed incotto. La porta si incastrava chiaramente nelle mura veneziane, quindi dobbiamo pensare ad un continuum, non ad una breccia aperta qui alla mia sinistra. Porta San Zeno viene descritta e lodata dal Vasari, anche se a detta del Vasari non regge il confronto con la grandiosa e lussuosissima Porta Palio e secondariamente con Porta Nuova. Nell'edificare i cosiddetti orecchioni, cioè questi muri sui quali sto camminando, cosiddetti muri alla Carnot, gli austriaci si sono preoccupati di non chiudere, costruendoli, l'accesso a Porta San Zeno. Allora viene tagliato con questo muro rettilineo sul quale sono, di modo che non si venga a compromettere la viabilità sulla Porta San Zeno. Questi orecchioni erano comunicanti con l'interno dei bastioni attraverso due poterne. Le poterne sono delle gallerie di comunicazione. Le due poterne venivano perpendicolari alla struttura del bastione veneziano e sboccavano in questi corridoi, in questi camminamenti alla base dell'orecchione. Ma se il nemico fosse salito su questo muro, cioè dove sono adesso, che è una superficie abbastanza larga per poterci camminare, veniva poi bloccato da questi cunei qui alle mie spalle, in quanto il diedro, fatto appunto a triangolo, non permetteva di camminarci sopra e quindi rallentava la sua corsa, ed evidentemente veniva poi beccato dalle fucilerie austriache. Siamo sul terrapieno che sovrasta il bastione di San Zeno. Bastione un tempo veneziano, poi fatto saltare dai francesi e ricostruito in qualche maniera dagli austriaci. Su questa parte, adesso erbosa e molto alberata, c'erano in posizione i cannoni per poter controllare a 180 gradi l'orizzonte. Alla mia sinistra invece si può concretizzare con una buona lettura dall'alto quello che riguarda la struttura del muro alla Carnot cosiddetta, ovvero un muro costruito al piede dello spalto in modo tale che il nemico che fosse in grado di attaccare la città si trovasse davanti allo spalto un muro che lo bloccava. Il muro alla Carnot è concepito in modo tale che abbia una serie di nicchie con posizione per tre fucilieri per nicchia e porta nel punto diamante, cioè nella parte angolata
centrale all'orecchione stesso una casamatta, che è questa caponiera che si vede davanti a me. La caponiera aveva due ordini di struttura, un piano sopra e un piano terra, e ospitava non solo fucilieri ma anche bocche da fuoco, col compito di spazzolare d'infilata il bastione stesso. Con tutto questo armamento, sia fatto dai veneziani sia poi completato e ammodernato dagli austriaci, Verona era diventata la città assolutamente imprendibile, e così sarà, perché nelle guerre del Risorgimento l'unico momento in cui il nemico è quasi alle porte è nella prima guerra d'indipendenza nel 1848, quando il nemico è a Santa Lucia, che per carità non si è spostata da adesso ad allora, però allora era decisamente fuori città. Il bastione che è qui davanti a me, veneziano, è perforato da una poterna, cioè da una galleria che permette dall'interno, quindi dalla città, di sortire verso l'orecchione ai soldati, di attraversare questo muro alla mia destra, entrare in uno spazio abbastanza largo, e da questo spazio c'è una porta di sortita, oltretutto rinforzata da un piccolo fossato esterno, un fosso diamante con tanto di ponte levatoio. È concepito in maniera estremamente geniale, perché permette soprattutto ai soldati dall'interno del bastione di scaturire improvvisamente davanti al nemico, che non si aspetta che questi possano uscire, perché la porta di sortita è nascosta alla vista del nemico. Ripeto, dobbiamo sempre immaginarci che all'esterno non c'è niente. Un po' lo stesso concetto che era stato fatto qualche secolo prima dai veneziani con la realizzazione della cosiddetta spianà, che ben i veronesi conoscono, cioè a dire una superficie completamente libera da case, da cespugli, addirittura dai vigneti. Alle mie spalle quello che si vede tutto in mattoni è il cosiddetto cavaliere, nel senso che è una struttura veneziana costruita sopra il bastione perché potesse controllare con le artiglierie allo scoperto intorno al bastione a destra e a sinistra dello spalto. È stato poi naturalmente corredato di una galleria, la cosiddetta galleria di contromina, ideate già dal San Micheli allo scopo di auscultare gli eventuali scavi del nemico che fuori dal bastione tentasse di fare una galleria e mettere un fornello con polvere da sparo sotto al bastione. L'intento era di far saltare il bastione. È una tecnica cinquecentesca che si protrae nel tempo in maniera spaventosa, perché sarà utilizzata con larga mano e con larga quantità di morti tra gli austriaci e gli italiani nella prima guerra mondiale. Nell'ottica di non mantenere Verona con sistemi difensivi di tutto rispetto, quelli veneziani, i francesi faranno saltare tutti i bastioni, compresi tra il bastione di Spagna, situato a Ponte Catena, e il bastione di San Francesco, situato al ponte omonimo, risparmiando appunto i due estremi, faranno saltare quelli intermedi, per cui il bastione di San Zeno, San Bernardino, Santo Spirito, Riformati, poi Santissima Trinità, quindi fino ad arrivare al ponte di San Francesco. Gli austriaci, quando sono intervenuti, hanno tentato in qualche maniera di ricostruire quello che era stato demolito dai francesi e hanno rimpiazzato i terrapieni, soprattutto poi adattandoli naturalmente alle nuove tecniche militari che erano state concepite alla fine del Settecento e ai primi dell'Ottocento. Quindi una rivoluzione nel senso del modo di guerreggiare. Qui dall'alto del bastione riusciamo a leggere con molta tranquillità quello che riguarda la struttura del muro di Carnot alla mia destra e alle mie spalle quella che veniva definita caponiera. È una struttura di casamatta sbalzata all'esterno, di modo che i soldati potessero controllare con tiri di infilata o di infiancheggiamento i lati destro e sinistro della caponiera e di fronte comunque controllare l'eventuale arrivo del nemico dalla parte della pianura. All'interno c'erano due piani, quindi un piano terra e un soppalco con tutto il pavimento chiaramente in legno per evitare problemi di scintille con le polveri nere che circolavano. Nel 2009 Verona entrò tutta la città con le sue cinte bastionate come patrimonio mondiale dell'umanità e dell'UNESCO, e forse sarebbe il caso di tutelare un attimino di più, soprattutto perché siamo una delle poche città dove esiste una lettura storica delle strutture per la difesa della città che coprono un arco di 2000 anni.
2000 anni, perché dobbiamo includere le prime mura realizzate al tempo dei Romani, quindi a cavallo del secondo secolo d.C. e ci estendiamo attraverso i secoli con le mura comunali, le mura scaligere, le mura e i bastioni veneziani, le strutture austriache e, non ultimo, ma purtroppo esistenti ancora, le strutture tedesche dell'ultima guerra mondiale, quando Verona era infarcita di bunker in cemento armato che spesso hanno sfruttato le preesistenti strutture austriache e veneziane. Alla fine di questo bellissimo percorso ci chiediamo quali possono essere le opportunità di sviluppo culturale ed economico per il nostro territorio. Il circuito delle mura, che è di circa 10-10 km e mezzo, sarebbe ideale per una cucitura attraverso quelle che sono diventate brecce. Ricordo che il giro delle mura era un tutt'uno. Allora l'idea poteva essere splendida di cucire queste brecce realizzate dopo con dei ponti pedonali, in modo tale che ci potesse essere un circuito unico sulle mura e che poi legasse anche verso est Porta Vescovo, che è stata recentemente restaurata, di modo che il proseguimento della passeggiata poteva essere lungo le colline salendo in fianco al muro scaligero. Quindi sarebbe un attrattore turistico incredibile, perché molte città e molte nazioni ci invidiano questo patrimonio dell'umanità.